Di nuovo negli studi di Mattina 9 cambiamo argomento e passiamo dal fotovoltaico invece a parlare di sociale e di musica. Lo facciamo con Lello Savonardo, simpaticissimo, che saluto. Buongiorno Lello. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, cantautore, docente universitario, sociologo, scrittore, ti occupi a 360 gradi del mondo giovanile e lo fai questa volta, in questo caso, attraverso la musica. Sì, esatto. Beat Generation è il mio disco che in qualche modo, dopo un libro, un ciclo di seminari all'università, una trasmissione radiofonica, che diciamo ha lo stesso titolo, Beat Generation, ho prodotto, con la canzonetta un disco con una serie di artisti ospiti e che in qualche modo parla, come diciamo, i libri e le mie attività di giovani, di linguaggi culturali, creativi e nuovi media. Io ti interrompo un secondo per andare nello specifico. Andiamo a vedere la clip che riguarda proprio il singolo di Beat Generation. Generation è un connubio perfetto tra giovani e musica. Sì, in realtà diciamo da sempre io studio linguaggi giovanili, nei miei corsi, nei miei seminari, spesso invito artisti a discutere di linguaggi della creatività, delle emozioni e di musica, molto spesso anche attraverso ospiti come Jovanotti, Ligabue, Subsonica, che vengono all'università spesso a parlare ai giovani di musica, ma considerando la musica come un punto di osservazione dei mutamenti, dei cambiamenti. E Mutamenti e cambiamenti che hanno dei risvolti molto profondi attraverso i social media. esattamente, infatti questo disco è dedicato a questo tipo di cambiamenti che hanno a che fare con il web, con il digitale, con i social media. Non è un caso che Beat Generation usa il beat dell'informatica, non il beat, diciamo, Del tipico, fuoco. diciamo, sostanzialmente richiamando la Beat Generation degli anni 50 e Società 60. bruciata, voleva dire tutt'altro. Diciamo che in realtà lì, negli anni 50 e 60, i giovani si esprimevano attraverso i media tradizionali, la radio, il cinema, la televisione. Oggi si esprimono o navigano, socializzano, creano attraverso il web, attraverso il digitale. Questo disco racconta questi mutamenti e lo fa con diversi artisti che in qualche modo appartengono alla Beat Generation, ma che hanno raccontato 40 anni di musica italiana, come Edoardo Bennato, che firma
una canzone e suona l'armonica in due, diciamo, nel disco. Firma con me L'Equilibrista, una meravigliosa canzone sull'uomo contemporaneo e sulla crisi dell'uomo contemporaneo. Poi ci sono Gianma Negretta, Ciccio Merolla, Maurizio Capone, Danilo Vigorito, che ha remixato la versione dub di questo brano, che originariamente è reggae, e poi addirittura Derrick De Kerckhove, che apre il brano Always On. E Derrick è sostanzialmente l'erede intellettuale di McLuhan, un teorico delle culture digitali. Il medium è il messaggio. Esatto, diciamo, la sua scuola è quella. E di McLuhan. Di McLuhan, e Derrick trasferisce le teorie di McLuhan nell'era digitale, quindi Always On, una canzone dedicata ai sempre connessi, che si apre con dei versi recitati da Derrick. Il medium e il messaggio, spieghiamolo, vuol dire che innanzitutto già il mezzo, il canale di comunicazione di per sé rappresenta un messaggio significativo. Esatto, cioè gli strumenti tecnologici hanno in sé, in qualche modo, un significato, un messaggio che va al di là dei contenuti. Quindi i social media oggi già in sé, in qualche modo, comunicano un modo di percepire il mondo, di concepire i contenuti, che vanno al di là dei messaggi stessi, ma che diventano contenuto in sé. Tu sei molto concentrato sulle problematiche giovanili, in particolar modo attraverso la sociologia, che parte dall'università, qui dal mondo accademico, e si riversa poi nelle strade, perché tu sei sempre di fatto a contatto con i ragazzi. Sì. Ecco, quanto incide il mondo della musica, proprio la musica in quanto tale, nella formazione del carattere del giovane, ma soprattutto nel suo inserimento nella rete sociale e occupazionale? Perché è anche di questo che ti interessa. Sì, la musica è uno straordinario strumento di costruzione sociale delle identità individuali e collettive. Noi in qualche modo attraverso la musica viviamo le nostre emozioni, anzi la musica accompagna momenti di formazione importanti della nostra vita, è un ingrediente attivo della nostra identità e della costruzione della nostra identità, ma attraverso la creatività e l'innovazione che passa anche attraverso la musica, le nuove generazioni sono capaci di innovare i linguaggi, di creare nuove forme di socializzazione e di comunicazione anche attraverso il digitale. Per esempio, tu parlavi di lavoro, io coordino il Contamination Lab all'Università Federico II di Napoli, che si occupa proprio di mettere a sistema le idee creative dei giovanissimi in funzione di start-up da realizzare in un percorso di formazione che poi vede la realizzazione delle loro idee attraverso start-up da immettere nel mercato, diciamo, del lavoro e dell'imprenditoria. In questo contesto, perdonati, tu sei proprio il coordinatore delle idee dei ragazzi, diciamo, cioè che tu analizzi, alimenti le loro idee e cerchi soprattutto di renderle concrete, concretizzabili un giorno, esatto, si spera nel insomma, non troppo lontano, un giorno non troppo lontano. In realtà, diciamo, la musica accompagna alcune mie esperienze, come il coordinamento di Radio F2, la radio dell'Ateneo Federico II, o i miei corsi, i miei seminari. Però il Contamination Lab, insieme a vari partner che vanno dal Comune di Napoli a Città della Scienza, da una startup a Ninja Marketing, è uno strumento, un laboratorio dove le diverse discipline scientifiche si incontrano attraverso ragazzi di diverse comunità, diciamo, chiaramente di diverse facoltà e di dipartimenti, che in qualche modo sviluppano le loro idee determinando nuove start-up. La musica accompagna questi percorsi, ma non è in questo caso centrale. Lello, noi ci fermiamo un secondo perché adesso c'è Punto Zero, Abiti da Sposa, poi di nuovo in studio con te. E allora una brevissima pausa pubblicitaria, Lello, perché sai, questo è importantissimo per mandare avanti il programma. Capisco. Siamo, lo ricordo, con Lello Savonardo, cantautore e docente universitario, sociologo, ma oggi in questa veste di musicista. Esatto. Il suo album, lo ricordiamo, anzi pregherei la regia di zoomare sull'album Beat Generation, che parla di giovani, che parla di sociale e poi
tante altre cose. Sì, in realtà Beat Generation è un progetto culturale, un'opera cross-mediale, se vogliamo, che fa riferimento a diversi modi di esprimere gli stessi contenuti dal libro al disco, ma mi piace sottolineare che questo disco è un po' un'opera collettiva, perché ho coinvolto non solo, diciamo, produttori artistici come Raffaele Lopez e Giuseppe Scarpato, che sono, diciamo, i produttori anche di Edoardo Bennato, ma appunto Edoardo Bennato, Yalma Megretta, gli altri artisti che hanno partecipato a questo disco e che hanno dato un contributo anche, diciamo, nei generi che il disco esprime. Cioè ognuno ha dato in qualche modo un suo taglio. Maurizio Capone è intervenuto nel Sole della Tribù, ma ha arrangiato il brano secondo il suo approccio creativo, con riciclando strumenti musicali realizzati attraverso oggetti della vita quotidiana. Quindi il progetto complessivo tiene dentro diversi linguaggi, diversi generi che in qualche modo riconducono il tutto comunque alla canzone d'autore. E soprattutto, mentre nei libri io racconto, diciamo, teorie o ricerche empiriche, qui esprimo le mie emozioni, racconto le mie emozioni. È sempre più difficile scrivere una canzone che un libro, perché racconti te stesso, la musica, le canzoni ti denudano, ti esprimono nel tuo intimo, fanno sì che emergano, diciamo, i tuoi sentimenti, le tue emozioni, la tua rabbia, la tua gioia. E questo disco racconta non solo la riflessione sociale, ma anche tanta musica che mi emoziona e che spero possa emozionare gli altri. Emozioni che tu spesso e volentieri condividi con dei maestri della musica italiana. Parlo di Jovanotti, parlo di Ligabue, tuoi amici ormai. Sì, in realtà con Ligabue abbiamo fatto una serie di iniziative e all'università è stato presente a discutere, diciamo, del rapporto tra musica e realtà sociale. Così come di recente Lorenzo Jovanotti, sui linguaggi della creatività, ha dato un suo contributo all'università facendo un seminario con me e con i miei studenti, e discutendo proprio di temi che hanno a che fare anche con i cambiamenti, con l'innovazione, con le tecnologie digitali che per esempio in questo disco raccontiamo. Ma tutti questi progetti poi sono realizzabili nella città di Napoli, una città difficilissima per emergere, ma non solo, anche per tenersi a galla? In questo caso qui parliamo di creatività, di musica, di tanti progetti interessantissimi che coinvolgono delle icone mondiali della musica. Ecco, a Napoli, attraverso tutti questi laboratori e queste iniziative promosse sia dal basso, ma anche in questo caso soprattutto dal mondo accademico, sono realizzabili veramente? Napoli è una straordinaria realtà che in qualche modo esprime frammenti artistici e culturali straordinari. La cosa importante da sottolineare è che molti artisti napoletani sono famosi nel mondo. Citiamo semplicemente Paolo Sorrentino, che in qualche modo con il premio Oscar ha raccontato nel mondo il cinema italiano, oppure anche Saviano con Gomorra, che è diventato un best seller. Ma per esempio, e voglio ricondurre il tutto a Beat Generation, la copertina di Beat Generation è di Alessandro Rack, premio Oscar europeo per l'arte della felicità. Voglio dire, Napoli ha espresso ed esprime da sempre artisti straordinari che diventano in qualche modo più importanti di quanto, diciamo, l'Italia li valorizzi all'estero. Ora è importante, secondo me, che, diciamo, si concentri l'attenzione su un'industria culturale, la regione, il comune, i ministeri che, diciamo, esperti in tal senso dovrebbero in qualche modo lavorare su questo fermento straordinario che Napoli esprime per costituire, far decollare un'industria culturale che metta a sistema produttivamente la creatività dei giovani napoletani. Per esempio, cito due assessorati di riferimento, quello dell'assessore ai giovani, all'innovazione e alla creatività, Alessandra Clemente del Comune di Napoli, e l'assessore all'innovazione, alle start-up e all'agenda digitale e all'internazionalizzazione della regione, Valeria Fascione, che secondo me esprimono, diciamo, due modi di concepire una nuova visione verso l'innovazione, verso la creatività e verso la valorizzazione del territorio che gli enti dovrebbero in qualche modo valorizzare sempre di più. Quindi Napoli è ricca di fermenti artistici e culturali
lo dimostra nel mondo, anche nella musica, deve soltanto avere la possibilità di mettere a sistema la propria creatività. E aggiungerei che Beat Generation se ne fa da portavoce, diventa portavoce dei ragazzi qui a Napoli. Beat Generation è un modo di comunicare alle nuove generazioni, ai nativi digitali, e di dare voce a loro, perché appunto Beat Generation, non è un caso che il videoclip che avete visto vede protagonisti i giovani del Dipartimento di Scienze Sociali e tra l'altro anche l'assessore ai giovani Alessandro Clemente, che è presente nel videoclip, proprio perché è una voce per i giovani, sui giovani, con i giovani. Lello, allora noi ti ringraziamo per il messaggio di speranza innanzitutto che sei riuscito a portare qui a Mattina 9, ti faccio tanti auguri per il tuo Beat Generation e quando vuoi, insomma, noi siamo qui a parlare di nuovi progetti musicali, artistici, culturali. Ci sono e quando volete sono qui. Grazie. Allora noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con Mattina 9.